tutti d'accordo con lei. Hai aperto il centro storico! È una vergogna! Siamo tutti d'accordo con lei. Più? Papà, dove andiamo? Ma noi prevediamo, guardi, questo è un comune di 5.000 abitanti. Di fatto gran parte del patrimonio edilizio è fuori uso, quindi dobbiamo considerare più di 3.000 persone, insomma, in questo territorio. Perché nelle Marche il suo collega ha fatto dei numeri altissimi. Nel comune di Norcia. Poi abbiamo il comune di Preci, abbiamo un po' di casi nel comune di Cascia e quelli che già precedentemente avevano nel comune di Spoleto, che avevano subito già dei danni, quindi il numero, insomma... Ma i danni presumibilmente c'è una prima potrà essere. Danni. Ma è impossibile, stiamo gestendo l'assistenza alle persone, poi vedremo anche le cose materiali. Ma insomma, lo vedete ad occhio nudo qual è la situazione. Tutto il lavoro che noi abbiamo fatto dopo, dopo il 24 agosto già era compromesso con la scossa dell'altro ieri. Con questa cambia completamente lo scenario. Qui dobbiamo pensare quasi a una città alternativa a Norcia per ospitare tutti i cittadini che sono fuori dalle case. Pizza Perugia, dove ci portano? A Maggione. Voi siete quelli che hanno scelto comunque... Abbiamo i bambini piccoli, quindi siamo costretti a partire. Ci dispiace di lasciare il posto perché, insomma... Cosa vi è stato detto? Che giù ci aspettano, che c'è un albergo, i bambini possono mangiare, stare caldi, possiamo lavarli. Non possiamo stare così senza corrente, senza viveri. Come facciamo? Siamo costretti a partire, anche se abbiamo il lavoro e pensiamo anche al lavoro, però come dobbiamo fare? La prima cosa sui figli, devo portare via i figli, non possono vivere queste cose. I figli, due gatti, ci siamo ridotti così. Ciao, ragazza mia, Daume. Ha paura, è terrorizzata. Abbiamo comprato i due container, stavamo in campagna stanotte. Ci staccava il container per aria, cominciava a strillare. Purtroppo la luce è sparita. Poi, i cellulari ce l'hanno... Stamattina. È freddo da morire. Dopo sono andata laggiù oggi per mangiare un boccone, poi ci hanno detto che c'era il pullman e oggi io non volevo partire. Non sono rientrata a casa più a niente. Un disastro. Veramente. Qual è la situazione che ha potuto registrare lei come medico? Beh, la situazione è molti crolli, case molti inagibili, panico nella popolazione, disagio, mancanza di corrente elettrica. Cioè, la normalità praticamente è finita, è cessata la normalità. Quindi siamo entrati di colpo in una situazione di emergenza. È una situazione drammatica. Come là dentro però ha rotto tutto. Come l'ha trovata? L'ho trovata quando sono uscito stamattina, l'ho trovata che già scocciava tutto. Ma dove... che dal 24 che sicuramente non andremo via da qua, non abbiamo bisogno di stacchi al mare o in qualsiasi altro luogo, abbiamo bisogno di rimanere qui, rimboccarci le maniche, come abbiamo sempre fatto, e cercare nel più breve tempo possibile di rilavorare come stavamo lavorando, nonostante il terremoto. Beh, veramente avrebbe dovuto pensarci prima, dopo la scossa del 24 agosto avrebbe dovuto provvedere, dato che siamo in una zona sismica, a allestire in questi spiazzi che abbiamo intorno a Norcia un campo con casette, container, tutto quello che volete. Adesso non ci sono neanche posti letti, stasera arrivano i pullman, li mandano tutti fuori. Capito? Caricano la gente e la portano al lago Trasimeno. Gli alberghi sono pronti e ci attendono. Pensi lei con le due persone di 90 anni, 95, 100 anni che stanno lì sotto al tendone. C'è un'altra ragazza, sono venuto qui apposta, c'è un'altra ragazza che devo andare a controllare se è abitabile o meno. Ma come ripeto, la mia sorella non gli aveva fatto niente. Però adesso, scusi, ma lei adesso, anche se dicono è abitabile la casa, lei ci andrebbe a dormire dentro. E che fa? A me deve andare in giro, non me ne va. Comunque, in giro per alberghi e altre cose, a me no, assolutamente. La
campione qui. Vanno a prendere un dolore, un attimino. È una cosa spaventosa stata. E poi ancora non è finita, quindi spaventoso. E io la notte non avevo dormito, sudavo, dico mi so una bella doccia. Non l'avessi mai fatto, ho cominciato a tremare la stanza. Poi c'era uno specchio alto che quasi quasi stava peccato addosso a lui, sono riuscita a trattenerlo. E poi ci siamo vestiti di corsa, pure una capice ci servirebbe già. E poi? Giusto? Una rimagna.